Buonasera, benvenuti. Siamo al secondo appuntamento per il ciclo di grado temporaneo tenuto dal professor Roberto San Carlo. Stasera, l'argomento è l'arte del secondo Novecento, anni 50, 60 e 70. Buon ascolto. Buonasera e grazie per la partecipazione al secondo incontro di questo ciclo. E, dunque, io vi mostro un'opera che ho preso come emblema di questa, di questo incontro che riguarda l'arte della seconda metà del Novecento. È di Giuseppe Penone, è un artista, un famoso artista della arte povera. Ve la mostro perché è venuta alla ribalta a causa dell'incendio doloso che ha subito la scorsa primavera a Napoli quest'opera. Adesso ne parleremo di quest'opera e dell'arte povera. Ve la mostro perché davanti a quest'opera è facile rimanere perplessi, anzi la maggioranza delle persone rimane perplessa. Ma che significa? Perché è considerata così importante? L'arte contemporanea è sicuramente astrusa e i giudizi su di essa sono i più svariati. Alcune volte è divertente, stravagante o bizzarra, altre volte può essere sconcertante, scioccante, provocatoria. Qualche volta addirittura scandalosa e dissacratoria. Nella maggioranza dei casi, come dire, l'arte contemporanea abbandona la tradizionale finalità estetica e la mera riproduzione della realtà e toglie valore all'abilità tecnico-esecutiva dell'artista. Questo è il secondo incontro del ciclo di quattro conferenze, appunto dal titolo Capire l'arte contemporanea. La scorsa settimana, nel precedente incontro, abbiamo trattato dell'impressionismo e delle avanguardie artistiche come inizio della grande trasformazione dell'arte avvenuta tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. E abbiamo preso in considerazione gli elementi più significativi che hanno determinato questa trasformazione. Parlo di alcuni passaggi che ho sottolineato la scorsa volta, che hanno contribuito al graduale processo di rottura col passato e l'inizio del rinnovamento dell'arte. Li sintetizzo velocemente questi passaggi o step. Dunque, per quanto riguarda l'impressionismo, nuova libertà espressiva e nascita della fotografia che entrò in diretta competizione con la pittura. Quindi la fotografia riusciva ad essere tecnicamente più brava della pittura nel riprodurre il reale. E quindi la pittura perse una delle sue importanti funzioni. Per quanto riguarda l'espressionismo, l'altra volta abbiamo notato l'innaturalismo e la deformazione espressiva della realtà e anche il rifiuto della ricerca della bellezza estetica. Le opere espressioniste non sono esteticamente belle. Ma c'è un motivo di cui ne abbiamo trattato la scorsa volta. E anche riguardo all'espressionismo, il rifiuto della bellezza estetica. Del cubismo abbiamo sottolineato il protagonismo dell'intelletto e
importante anche questo, l'uso di materiali estranei alla pittura. È stata la prima volta nella storia della produzione artistica che viene utilizzata carta, giornali, riviste, eccetera, collage vari, in un'opera artistica. E vi lascio immaginare in quel periodo, primi del Novecento, cosa è significato per quanto riguarda, diciamo, il rinnovo dell'arte. L'astrattismo, poi, abbiamo trattato, e anche questo è stato molto dirompente perché non veniva assolutamente rappresentata la realtà, era astrazione totale della realtà. E ancora la corrente italiana, come dire, in quel periodo più liberatoria, il futurismo, con il suo radicale rifiuto del passato. Poi abbiamo anche visto le opere un po' scandalose per chi non era abituato, in quel periodo non c'era abituato nessuno a vedere opere costituite soltanto da oggetti eterogenei o di materiale povero, tipo ruota di bicicletta, che poi è diventata famosissima. E anche del dadaismo abbiamo rilevato il rifiuto della tradizionale mitizzazione dell'arte. La Gioconda con i baschi, ad esempio. E poi il surrealismo, e quindi l'importanza data all'irrazionale e all'inconscio. Oggi tratteremo dell'arte degli anni 50, 60 e 70 e vi presento opere di difficile comprensione. Come detto la scorsa settimana, lo scopo di questi quattro incontri non è quello di farvi apprezzare le opere di arte contemporanea, ma di aiutarvi a prendere consapevolezza che l'arte contemporanea ha una sua ragion d'essere. Non va rifiutata tu senza conoscerla. Se un artista l'ha fatto ed è stata apprezzata e queste opere si trovano nei più grandi musei di arte moderna e contemporanea del mondo c'è un motivo. E quindi e le opere d'arte contemporanea hanno un senso, anche se sono difficili da capire, a volte sono stravaganti o provocatorie o scioccanti. Qual è il mio intento? Il mio intento è di fornirvi alcuni strumenti di base per un approccio corretto alla comprensione del fenomeno arte contemporanea. Quindi le mie trattazioni non saranno una storia dell'arte contemporanea e non cercherò di farvi conoscere tutti i vari protagonisti o di farvi capire il significato di ogni opera che vi mostrerò. Questo è un ciclo di quattro incontri tenuti insieme da un filo conduttore che è capire l'arte contemporanea. Sono argomenti strettamente legati l'uno all'altro e quindi, perché risulta più efficace la comprensione dell'argomento, io inviterei per chi lo può a partecipare a tutti e quattro gli incontri. Solo così si può capire tutto il percorso e si può arrivare poi alla fine al risultato, alla consapevolezza di dire davanti a un'opera di difficile comprensione, beh, io non la capisco, però se è stata fatta ed è così, diciamo, valorizzata, vuol dire che un motivo c'è. Io non la capisco, però accetto e non ne parlo male o la critico. E supero gli stereotipi che necessariamente, se non si fa un percorso di consapevolezza, si hanno e si radicano sempre di più di fronte a opere veramente difficili. Bene, adesso entriamo nel vivo del discorso di oggi. L'arte
si è sempre fatta interprete del proprio tempo. Per comprendere un'opera d'arte bisogna quindi inserirla nel contesto storico, sociale e culturale del periodo in cui è stata realizzata. Questo vale per tutti i periodi storico-artistici, per tutte le opere d'arte. Altrettanto, e forse aggiungo ancora di più, vale per l'arte moderna e contemporanea. Bene, vediamo il contesto storico perché solo così si può capire il perché di espressioni artistiche così strane, così diverse da prima. E arte quindi della seconda metà del Novecento, c'è stata una prima guerra mondiale che dilaniò l'Europa. E l'arte del secondo Novecento non poteva non subire gli effetti di questo trauma. La guerra lasciò un senso di vuoto e di sfiducia che si può cogliere nell'arte cosiddetta informale, cioè senza forma, senza figurazione. Poi arriva il boom economico, anni 50 e 60, che cambia però la visione del mondo. Società dei consumi e del superfluo. Mito delle immagini, televisione, comunicazione di massa, condizionamento della pubblicità, sfruttamento incontrollato delle risorse naturali, la merce e il denaro assurti a valori primari e ancora contestazione giovanile, femminismo, globalizzazione, nuove tecnologie e poi più avanti, digitale, eccetera. Mi chiedo. E vi chiedo come l'arte poteva non risentirne, come l'arte non avrebbe potuto esprimere i contenuti e le tecniche di questo e le tematiche, scusate, di questo di questa grande trasformazione economica e sociale. Ovviamente, sottolineo, preciso, la stessa cosa si può dire per tutti gli ambiti artistici, cinema. Com'è cambiato il cinema rispetto a prima, musica, la letteratura moderna rispetto a prima, il teatro, la danza, l'architettura, tutti i campi dell'arte, ovviamente. Quindi, sottolineo ancora, l'arte, tutti, i campi dell'arte sono frutto del contesto storico in cui nascono. Riguardo a questa piccola cenni storici, allora gli artisti furono i primi a cogliere i limiti della cosiddetta società dei consumi. Gli oggetti d'uso, i materiali poveri, i rottami e gli scarti vengono assemblati e reinventati fino ad assumere la dignità di soggetti artistici. Abbiamo quindi la pop art degli anni 50-60. All'esuberanza visiva di questa corrente subentra poi l'esigenza di recuperare un linguaggio semplice, essenziale, minimale, ed è quel minimalismo di cui parleremo più avanti. Negli stessi anni nasce un'altra tendenza artistica, l'arte concettuale, che afferma l'importanza dell'idea, del concetto rispetto all'opera finita, concreta. Successivamente sorgono anche nuovi linguaggi, nascono la land art, l'arte povera, e poi il graffitismo, la video art e altre tendenze. Ancora, prima di entrare nel vivo, una cosa importante da rilevare è che dopo la Prima Guerra Mondiale l'Europa perde il ruolo dominante che aveva avuto per secoli nell'arte occidentale e Parigi, centro dell'arte del mondo, perde il suo ruolo di capitale internazionale dell'arte. Il primato di novità e di idee passa agli Stati Uniti, che diventano i veri protagonisti della scena artistica mondiale. E New York rappresenta la capitale delle arti con i movimenti più significativi del dopoguerra: espressionismo astratto,
happening, pop art, land art ed altre. Bene. E iniziamo allora. Espressionismo astratto. Nasce negli Stati Uniti e si chiama action painting o pittura di azione. Vediamo perché. Sono opere che sicuramente avete visto o intenzionalmente o vi è capitato di vedere. Nessuno non ha mai visto, diciamo, un'opera di Pollock. Vedete? E questa è Pollock è l'artista più famoso di questa corrente artistica. E osservate, sono linee e colori liberamente fusi, tipo quadri astratti, accostati al di fuori dell'ordine razionale. Sono messi quasi a caso, ma non del tutto a caso. Quindi non c'è la ragione che controlla i movimenti della mano che fa l'artista, un po' come fa il surrealismo, no? Che lascia libero l'inconscio. Accada quel che accada quando io mi metto a fare un prodotto artistico. E cosa esprime? Esprime in maniera molto istintuale, molto, voglio dire, istintiva e irrazionale. È l'espressione dell'io dell'artista, in maniera però diversa da come facevano, ad esempio, gli espressionisti che utilizzavano immagini figurative, per esprimere il proprio io, o diversamente dai, surrealisti che realizzavano immagini, sì, riconoscibili, però con il minimo contributo della, ragione. Quindi espressione interiore dell'artista attraverso forme astratte. Pollock in azione. Lui realizzava opere molto molto grandi, siccome erano proprio grandi e lui voleva sgocciolare sopra, se usava un pennello, ecco perché lo sgocciolamento, se usava un pennello avrebbe dominato il tratto che faceva grazie al pennello, con l'aiuto del pennello sul supporto da dipingere. Con lo sgocciolamento no. Quindi c'è meno controllo. E quindi, come dire, è come un utilizzo di questi tre linguaggi delle avanguardie artistiche, l'espressionismo perché esprimeva l'interiore, il surrealismo perché non c'era controllo della mente, e l'astrattismo perché non è rappresentato niente di figurativo. E, per sfuggire alla guerra, a New York si rifugiarono alcuni dei più importanti artisti europei. Questi artisti portarono le esperienze di queste tre, di tutte le avanguardie, ma quelle che, come dire, piacquero più, interessarono più, coinvolsero più gli americani, tra virgolette, furono l'espressionismo, l'astrattismo e il surrealismo. Per realizzare queste opere, l'artista deve dipingere velocemente, seguendo l'impulso istintivo. Così che il segno sia tracciato prima che la ragione possa intervenire con le sue sovrastrutture, con i suoi controlli. Una considerazione che faccio è: non ci sarebbe stato Pollock se non ci fosse stato Kandinsky, ovviamente. Perché sottolineo questo? Perché vedete come passo dopo passo ogni movimento, ogni artista contribuisce al rinnovo dell'arte.
Quindi adesso quando vi capita di vedere un'opera come questa, così strana, insomma, l'impulso che viene è: ma questo anche mio figlio saprebbe farlo, anche un bimbo, gli do un pennello, gli metto e lo fa. Sì, viene qualcosa di simile, però quella non è un'opera artistica, è un prodotto casuale, no? Che può essere più o meno gradevole. Questo prodotto artistico di Pollock, come comprendete, ha tutto un senso e un motivo per cui è stato realizzato. Prima c'è una rivoluzione che è quella delle avanguardie, e non solo rivoluzione tecnico-formale, ma rivoluzione anche concettuale. E vediamo ancora. Andiamo all'arte informale. L'arte informale non è nient'altro che l'action painting, cioè le opere che abbiamo visto, tipo Pollock, realizzate in Italia e in Europa, perché l'espressionismo astratto si afferma anche in Europa e in Italia, in cui prende il nome però di arte informale. Questa è un'opera del pittore informale italiano più conosciuto, si chiama Emilio Vedova. Anche questo potrebbe fare un bimbo. Sì, d'accordo, ma vediamo. Una delle tante opere fatte per il ciclo della protesta. Questo si chiama, è un'opera numero 3. Si esprime mediante linee spezzate, vedete, intricate, piene di movimento, e mediante la riduzione dei colori agli opposti contrastanti di bianco e nero fondamentalmente, e poi ci sono degli apporti di giallo, rosso, blu. Vi ricordo che siamo subito dopo la Prima Guerra Mondiale, eh? Questa è un'opera del 53. Vedete cosa c'è dentro? Non è un'opera che esprime pace, serenità, tranquillità, ottimismo, eccetera. C'è tutto il dramma vissuto dalla generazione precedente che ha vissuto, insomma, ha vissuto gli anni tragici della guerra. Quindi il contesto cioè l'arte nasce dal contesto storico. E quindi anche questa opera ha un senso, anche se si può dire, lo posso fare anch'io. Ma certo, se lo fai adesso, e tanti artisti di adesso fanno arte astratta e fanno opere informali, credendo, probabilmente perché non conoscono bene la storia dell'arte, ma molti artisti ovviamente che non diventeranno mai famosi, molti artisti credono di fare qualcosa di dirompente, di qualcosa di nuovo, ma vedete che siamo nel sono 80, sono opere di 70, 80 anni fa. Quindi arte informale italiana. Un altro pittore che sicuramente insomma vi lascerà perplessi è questo Toh. Ma guarda, fa un'opera fatta di realizzata con sacchi di juta, bucata, bruciata, eccetera, eccetera. E infatti è così. Questo è Alberto Burri, un pittore italiano, un artista italiano a Centro Italia. È un'opera del 53 che può essere inserito nella tendenza dell'informale, uno dei massimi rappresentanti dell'arte materica. Cosa significa? Sono opere artistiche in cui vengono utilizzate le qualità espressive dei materiali usati, e quindi lui utilizza materiali strani e originali, fuori dal normale, sacchi di juta,
peli di plastica, catrami, smalti, sabbie, eccetera. E questa è un'altra opera realizzata con intonaci e vernici sintetiche che asciugandosi creano crepe e spaccature. Anche questo vi può lasciare perplessi, però queste opere sono nei più grandi musei del mondo. Un senso ce l'hanno. E prego. Scusa? Ed è Ed è 53, mi sono. sempre discorso della natura umana, Dove? al centro proprio. Ah, no, Sì, è casuale, se c'è è casuale. Ecco, di questo è un di più, non voleva lui realizzare niente di figurativo, ma se uno ce lo vede tanto meglio, insomma, ha un valore aggiunto, diciamo, perché si può entrare meglio nell'opera. Sono spaccature, sono crepi, crepe, lacerazioni, anche qua siamo, insomma, sono da parte di un artista che è vissuto durante la Prima Guerra Mondiale. Prego. L'anno per No, mi sono sbagliato. È più l'altro è del 53, sarà intorno al 60 questo. Okay. Si chiamano crepi, ne ha fatti tanti, piccoli, grandi, colorati o meno, utilizza tante tecniche inusuali. È l'artista, diciamo, che ha iniziato l'arte materica in Italia, perché i sacchi e non delle tele comprate in un negozio di tela, perché i sacchi hanno una vita, hanno una storia, se strappati ancora di più, magari c'è la scritta, se bruciati ancora di più. Ecco, lui modifica espressivamente la materia o utilizza la materia che è già espressiva di per sé, no? Bene. Allora, i jeans strappati con le tante sono artistica, Si facevano in quel periodo con quella intenzione, eccetera, cioè di comunicare qualcosa di. Se lo fa un ragazzo, un adolescente, e se lo appiccica al muro, non può dire di aver fatto arte materica. Sì, ho imitato l'arte materica, però non verrà non farà parte mai di nessuna collezione e non varrà milioni e milioni di dollari, insomma, come queste opere. Bene. Una cosa che a me ha intrigato tanto è quest'opera. Questo è intitolato Il grande Cretto di Gibellina. Voi sapete che nel terremoto della Valle del Belice in Sicilia, nel 68, furono distrutti alcuni paesi. La ricostruzione tardiva e prolungata diede luogo ad opere monumentali come quella di Gibellino Nuova, che non è questa, fu costruito un altro paese, ma in Gibellino Nuova e intorno vennero realizzate opere artistiche en plein air, cioè all'aperto, e furono chiamati famosi architetti per costruire Gibellina Nuova e artisti per realizzare opere da installare nella Valle del Belice. Uno di questi degli artisti che intervenne fu proprio Alberto Burri. Guardate la fantasia, la creatività di questo artista. Dai Cretti a quest'opera gigantesca. Cosa fece? Questa è lui ideò un'opera simile a un cretto enorme utilizzando i resti del paese che era stato terremotato, no? Vedete, lasciando però le vie, i vicoli e tutto quanto, no? E realizzò un enorme cretto.
per me è un'opera bellissima e molto molto significativa. Lui ha realizzato un'opera d'arte e ha, come dire, immortalato, perché è cemento questo, cemento armato, l'ha immortalato questo evento tragico che ha provocato centinaia e centinaia di morti. No, ecco, perché questa mi sono soffermato un attimo anche so, perché vedete, gli artisti non è che tacchete inventano, gli viene la fantasia, eccetera, eccetera. Gli artisti prima di realizzare un'opera ci pensano, la progettano, quello che fanno non solo è ragionato, ma ha un senso e ha un messaggio da dare, implicito. Eccolo qua, messaggio del Creto, messaggio che ognuno può interpretare in vari modi. Bene, anche questo è un dettaglio. Vedete com'è grande? Perché è tutto l'area del paese distrutto. Andiamo avanti. E dunque, mi soffermo adesso su tre artisti perché sono interessanti per capire lo sviluppo dell'arte moderna, in questo caso della scultura. Su tre artisti molto molto conosciuto. Uno è inglese, Henry Moore, l'altro è Alberto Giacometti, italiano, e l'altro è Lucio Fontana e Arnaldo Pomodori. Questi altri tre sono italiani. Questo è Henry Moore. Vedete come interpreta la figura umana? Figura reclinata in tre pezzi. Probabilmente era partito dall'idea di una donna con bimbo sdraiata. Questa è un'altra scultura, ancora, come dire, senza nessuna possibilità di richiamo al figurativo, completamente astratta. Giacometti, avete visto in qualche museo? Sì, siete andati a vedere in qualche museo o galleria d'arte contemporanea. E queste sono le famose figure allungate di Giacometti, figure scarnificate, smaterializzate, fino a ridursi a sottili fili verticali, come segni nello spazio. Arte quasi informale, malgrado l'apparenza. Vedete com'è anche la scultura. Si modifica, non c'è più niente di, come dire, figurativo o di monumentale, come insomma, la scultura accademica. Ecco, questo è un'altra opera. Questo sicuramente si è visto in qualche ripresa del Ministero degli Esteri, la sede del Ministero degli Esteri è nei giardini davanti, e quando viene. E spesso viene ripresa il Palazzo del Ministero con questa opera in primo piano, ed è quando lo vedrete la riconoscerete. Si chiama Sfera, è di Arnaldo Pomodoro. E tende Arnaldo Pomodoro a rendere per un verso l'idea pura, immutabile, perfetta. Dall'altro la coscienza della imperfezione. La forma geometrica che meglio esprime la perfezione cos'è? È la sfera. Ma cosa c'è dentro la sfera? Vedete? C'è l'imperfezione. C'è qualcosa di corrotto, di scuro, tutto in ombra. La superficie esterna invece è tutta levigata, riflettente. Le sfere di pomodoro sono esatte, nitide, levigate, non cioè, ma spaccate. Anche qua interessante il discorso tra la perfezione e l'imperfezione, la vita e la morte, qualcosa che si riflette. Qualcosa invece che risucchia. E quindi vedete, anche in quest'opera un osservatore può
come dire, interpretarla in vari modi, ma non è soltanto una palla, una sfera che riflette e basta, l'ha modificata per dare un significato ulteriore, oltre alla bellezza della perfezione di questa figura geometrica che è la sfera. Ora lui, oltre alle sfere, famoso per le sfere, però realizzava anche queste cose, forma solare, ce ne sono in giro per l'Europa, in posti molto significativi, in palazzi molto, molto importanti. Anche qua mi soffermo su una cosa che mi ha, come dire, intrigato. Guardate questo, lui ha realizzato il progetto per il cimitero di Urbino. È un progetto che non è stato realizzato, però io lo mostro alla vostra attenzione perché vedete Alberto Burri aveva realizzato una grande opera in uno spazio aperto che è quella di Cibellina. E anche questo, un'opera, anche questo artista, un'opera diciamo di piccole dimensioni, la immagina di grandissime dimensioni e guardate cosa progetta, un cimitero con i cretti, un cimitero un po' a forma di, come dire, di cupola spianata, diciamo, però con dentro l'effetto dei cretti che aveva dato alle sfere. Quindi la vita esterna, la perfezione, eccetera, il verde, il cimitero pieno di verde, eccetera, di vita, e dentro invece è la sede della morte. Quindi vedete che tutto ha un senso, tutto ha un significato, e alcune volte i significati sono veramente molto, molto profondi, basta saperli vedere oppure informarsi davanti a un'opera artistica per cui si dice boh, non ci capisco niente. Probabilmente se ci si informa, si capisce, si scoprono messaggi molto, molto, molto significativi, insomma, molto validi. Bene, andiamo avanti. Un altro artista che lascia molto perplessi è questo, concetto spaziale, Lucio Fontana. È un artista italiano che ha realizzato opere come questa. Come questa, ne ha fatte tante, però ne ha fatte altre. Con buchi, ha fatte centinaia di opere di ceramica con tagli e buchi, eccetera. Un artista molto, molto versatile, molto, molto creativo. E anche questo si rimane perplessi, boh, posso farlo anch'io. Ferisce la superficie del quadro con fori o tagli. È pittura o è una scultura? È l'uno e dell'altro. Va oltre lo spazio illusorio realizzato nella pittura. Lo spazio è di qua e anche di là. Dà alla pittura la possibilità di essere penetrata dallo spazio come accade nella scultura. Quindi è una pittoscultura, diciamo così. Il suo taglio o buco sulla tela è una trovata, un semplice gesto, un capolavoro, una presa in giro? Vi scandalizzo, per me è un capolavoro. Intuire questo è un capolavoro. E voi dite, ma come? È un semplice taglio, non ha fatto un disegno, non ha adoperato colori, lo ha fatto in un minuto e senza fatica. Per me è lo stesso, perché l'opera d'arte non è soltanto fatica, lavoro, studio, tecnica, ma anche, come dire, follia, visione, azione, vuoto,
scherzo, tutte cose che, come quelle faticose, difficili e noiose, fanno parte a pieno diritto della vita. E la vera arte parla sempre di vita. Bene, questo quindi è un altro step. Viene rotta l'idea che sia arte solo ciò che è difficile da realizzare. Bene, andiamo avanti. E vi dicevo che è molto versatile. Lui è stato uno dei primi artisti che ha utilizzato, vedete, i fili al neon per realizzare opere artistiche, una linea di luce che vola nello spazio. Poi c'è un altro artista di cui parlo fra poco, che ha utilizzato le linee inscatolandole, mettendole dentro delle scatole. Siamo in questi anni proprio di rivoluzionari, siamo negli anni 60. Ok, siamo negli anni 60, quindi pop art. Mozzicone di sigaretta oppure pop art, vedete, oggetti di vita quotidiana ingranditi e messi in posti in contesti diversi da dove si dovrebbero trovare. Vi meravigliereste se in un giardino trovereste una cazzuola da muratore così grande oppure una molletta così enorme. Guardate in basso le persone come sono piccole. Un enorme gelato capovolto nell'angolo di un grattacielo, per dire. Non sono cose, come dire, divertenti anche, non sono cose simpatiche, ma ci vuole coraggio a pensarle e a realizzarle. Ricordo, siamo nel 68. Nel 68, scusate, negli anni 60. Questa invece è un'opera da museo, io l'ho visto in America, questo. E pop art significa arte popolare, popular art, fenomeno artistico che ha origini in America alla fine degli anni 60 e poi diffuso in tutto il mondo. Come spiegare la pop art? Viviamo in mezzo a oggetti industriali, bombardati da messaggi pubblicitari di tutti i generi. Arte popolare. Perché? Perché questi messaggi sono conosciuti da tutti e perché facciamo parte di questa età. La pop art non assume un atteggiamento polemico nei confronti della modernità di quel periodo. Vuole soltanto presentare, interpretare quel momento storico. Viviamo in questo momento. Tra i tanti rappresentanti di questa corrente artistica, ne scelgo ancora altri. Marilyn Monroe di Andy Warhol, questo nome sicuramente l'avrete sentito, è uno dei rappresentanti fondamentali e questa è un'opera delle più famose. Sono serigrafie di immagini di Marilyn Monroe. È un'opera monumentale composta da 50 immagini. I temi sono quelli consueti della vita contemporanea, idilli cinematografici e politici celebri negli anni 60 e 70, quindi la Monroe, Mao Zedong, Nixon, James Dean, eccetera, eccetera. Oppure sono oggetti da supermercato, come questa, la zuppa Campbell, tanto, tanto usata negli Stati Uniti in quel periodo. La più grande marca di zuppe inscatolate, che era una novità, insomma, in quel periodo anche in America. Anche in Europa la pop art ha avuto una grande diffusione.
In Italia la pop art arriva dopo la Biennale del 1964, cioè dopo che, no, che questi artisti di cui vi ho parlato, cioè che questi artisti italiani videro le opere di questi artisti della pop art americana. Ce ne sono tanti, ma per limiti di tempo ne scelgo soltanto uno, un artista italiano molto significativo. E aggiungo molto, molto provocatorio. Spero di non intaccare la vostra suscettibilità. Guardate queste due opere. Una è Fiato di artista e l'altra è Uomo, uovo, sodo, firmato. Come per Machel Duchamp della scorsa settimana, del dadaismo, per lui tutto è arte, o come potrebbe, che potrebbe essere la stessa cosa, niente è arte. Non esiste il prodotto esteticamente valido e quello no. Ogni oggetto, purché consacrato dalla firma dell'artista, diviene opera d'arte. Lui firmava e autenticava uova sode, questo che vi mostro, e li inscatolava, metteva anche l'impronta digitale. La vedete là e la firma è all'interno del coperchio della scatola. Lui firmava e autenticava anche persone vive, degli oggetti vari. Chiudeva in involucri gonfiabili il proprio fiato e infine giunse a inscatolare linee della lunghezza di 20 metri circa, anzi 21, mi precisa il fratello di questo artista di Piero Manzoni, che è qui presente perché vive a Trento e sta partecipando in sala a questa a mia relazione. Mi raccontava lunga, io ho scritto 20 metri, ma invece 21 metri perché era quella la lunghezza della stanza o dell'appartamento della casa, dell'appartamento, della loro casa. Però mi dice che aveva inscatolato anche linee segnate, concrete su fogli, anche addirittura di 7.000 metri e persino, scusate, i propri escrementi. Sono questi. Quest'opera, che questa fotografia che mi mostra è questa, che è un omaggio che mi ha fatto stasera, prima di iniziare l'incontro, il signor Manzoni Giacomo, fratello maggiore. A lei è il più giovane, fratello o minore di questo artista, che fra l'altro realizzò tantissime opere, però purtroppo morì abbastanza giovane, a 31 meno di 30 anni. Pensate, in così poco tempo riuscì a realizzare tante opere e a diventare così famoso nel mondo. Le sue opere sono nelle più grandi gallerie del mondo. Adesso ne ho una anch'io, pensate, me ne ha fatto omaggio, sono copie delle opere dell'opera originale. In sostanza, cosa c'è dentro qua? Contiene 30 grammi di conservata naturale, eccetera, eccetera, è prodotto in tale data, nel tale luogo, eccetera, eccetera, e c'è anche la firma, come vedete là, e c'è il numero della serie. Il mio è 86, questo che vedete è il numero nella foto. Numero 3. Immagino che siete scandalizzati, non potevo non parlarvene però, perché le troverete nei musei. È un'opera del 61, siamo sempre agli anni 60,
Opera molto molto dissacratoria, è quella più dissacratoria che io, insomma, che io conosco. È un caso limite che suscitò vastissima eco e scandalo. E in sostanza cosa significava? Era un'aperta protesta contro il sistema commerciale e si spinse con veemenza contro la trasformazione delle opere in merce per un circuito di lusso. Era una protesta fortissima. Lui con questa voleva denunciare la mercificazione dell'arte. E pensate, il mercato dell'arte, no? Cosa ha fatto? L'ha fatto diventare opera artistica che costa tantissimo. Cioè, un'opera di completo rigetto di una mentalità, di un costume, e poi è stata reinserita per motivi, come dire, economici, pubblicitari ed economici, è stata inserita, come dire, nel sistema. Era una critica al sistema, è rientrata, di nuovo nel sistema. A voi le vostre riflessioni. E vi ricordo che siamo negli anni 60, boom economico, consumismo e spreco. Casa, auto, abiti e oggetti di lusso come status symbol. Le opere artistiche che perdono il loro valore culturale e acquisiscono il valore di merce. Perché? Perché in quel periodo c'era un grosso commercio di opere d'arte, di opere d'arte di vari artisti, non di questi artisti, no? C'era una mercificazione dell'arte, si stava molto meglio, si acquistavano tante opere da parte dei collezionisti, musei, eccetera, eccetera, e alcuni artisti vollero protestare contro questo mercato, e uno di questi, il più dissacratorio, fu proprio Mario Merz. No, scusate, Piero Manzoni. Siamo negli anni 60. Andiamo ad un'altra serie di correnti artistiche. Vedete, sono tante. C'è stato uno sviluppo dell'arte e delle come dire, tendenze artistiche, diciamo, di rottura, di rinnovamento e di provocazione, diciamo, molto vasto. Ovviamente io non posso trattarle tutte, anzi già, insomma, che ore sono? Sì, va bene. Cerco di fare velocemente. Ho scelto tre, l'arte concettuale, l'arte povera e la land art. Ecco, l'arte concettuale. Vi confesso, non è facile da spiegare. È l'argomento che mi è risultato più difficile da fare capire ai miei studenti. Perché? Perché non è un movimento artistico, ma è una concezione dell'arte che riguarda il processo creativo. In sostanza, per realizzare un'opera occorre un pensiero, un progetto, un concetto. Deve essere valorizzata non l'opera, è più importante il pensiero dell'opera, deve essere valorizzata la capacità creativa, non l'opera concreta. Viene data più importanza con l'arte concettuale all'idea più che all'opera realizzata. Anzi, l'opera si può anche non fare, come qua, come in questa, chiamiamola così, opera artistica di provocazione che riassume il senso dell'arte concettuale. È un quadrato nero, a destra questa scritta che poi dopo io ho scritto più visibilmente sopra. Il contenuto di questo quadro è invisibile.
Il carattere e la dimensione di questo contenuto devono essere tenuti sempre segreti e conosciuti soltanto dall'artista. Questo è il massimo di una frase criptica, no? E infatti l'arte concettuale è un po' criptica. Dunque, è soltanto appunto un'opera emblematica. L'arte concettuale è una tendenza artistico-culturale che afferma la necessità di smaterializzare l'opera artistica, che non vuole esprimere nulla e che si oppone alla mercificazione dell'arte. Vedete, anche questo è un artista che, e tutti gli artisti dell'arte concettuale, diciamo, avevano come finalità, una delle finalità era proprio di combattere, questa mercificazione dell'arte, come aveva fatto alla sua maniera, Piero Manzoni. Viene negata la validità dell'oggetto compiuto. Questi artisti eliminano anche la possibilità di venderlo e di comprarlo. Quindi è un'arte che è fatta per l'arte, per comunicare qualcosa o per criticare, per prendere una posizione. Ed è la posizione più radicale questa. È la scelta di rinunciare alla realizzazione dell'opera. Io non produco l'opera perché non voglia che diventi merce. Io vi dico cosa volevo, qual è la mia idea, però non la realizzo. Cioè, è veramente strana come posizione. Io la progetto solamente, non realizzo. Da ciò deriva che non è necessario che sia l'artista a fare l'opera. L'artista la progetta e poi può darla a qualcun altro da fare. La può fare e seguire per conto suo da un altro al suo posto. E anche qua un altro step importante, un'altra grande novità, quella appunto che l'artista può non fare l'opera con le sue mani. E molte opere di arte contemporanea non sono fatte, sono ideate e poi vengono date da fare a quegli artigiani competenti in quella determinata materia. Prego. No, pagandoli. Sì, loro diventano gli esecutori, lui è il regista. No, ma poi l'opera viene, sì, viene, sì, come dire, io sottolineo che l'arte concettuale ha portato anche a questa cosa, però i concettualisti, lo scopo dei concettualisti non era questo, era quello di rendere non vendibile l'opera, cioè io la realizzo, però non la rendo vendibile. Altri ovviamente entrarono nel mercato dell'arte e quindi utilizzavano artigiani che pagavano per farsi fare, come l'architetto progetta e l'ingegnere e i muratori fanno l'opera. E dunque possono essere definite concettuali esperienze molto diverse tra loro, ma caratterizzate comunque da un comune denominatore inequivocabile. Il rifiuto della mercificazione dell'arte e la preferenza dell'idea più che all'opera finita. Questa concezione si concretizza soprattutto in tre correnti artistiche: l'arte povera, la land art, la body art, e anche in due forme di azione artistica, l'happening e la performance. Vediamo, andiamo all'arte povera. È la corrente artistica più importante che si è sviluppata in Italia dalla metà degli anni 60 in poi. È prevalentemente europea e particolarmente italiana. È una corrente che si serve di materiali poveri, terra, legno, ferro, plastica, scarti industriali, eccetera, per raggiungere la negazione della forma, la negazione del bello. Infatti viene chiamata anche antiforma. Dei tanti protagonisti di questa tendenza, e sono tanti, vi assicuro, ne ho scelti due, Michelangelo Pistoletto e Mario Merz.
Allora, ritorniamo alla opera che abbiamo mostrato all'inizio. Vedete, Venere degli stracci. Entriamo un po' dentro l'opera. Questa è l'opera che è stata rovinata no, nel luglio scorso e ne verrà ricostruita una. L'artista che è ancora vivente ne sta ricostruendo un'altra che verrà inaugurata a Napoli nello stesso posto a febbraio e poi a marzo a Roma alla Galleria Borghese ci sarà una mostra che durerà mesi di opere di questo artista. Diciamo che è ritornato in auge all'età venerabile che ha adesso. Beh, bene, in quest'opera l'autore unisce una Venere classica con un mucchio di stracci di vari colori. Vuole demitizzare la bellezza dell'antica scultura? Forse perché la bellezza classica è distaccata dalla vita attuale? Forse perché non sappiamo capire più la bellezza o apprezzarla? Il passato quindi si relaziona al presente. Vedete, il neutro al multicolore, l'eterno al transitorio. Transitorio dei vestiti, il presente dei vestiti, eccetera. Gli stracci rappresentano tutto ciò che passa, la trasformazione della materia, la fluidità della vita moderna. La Venere classica rimanda all'ordine e alla bellezza immutabile. Con questa quest'opera pittoresco dimostra di voler dare un contesto diverso a questa figura che ha il volto affondato nella contemporaneità del presente. Siamo sempre negli anni 60. Un'altra opera, questa è un po' più difficile, insomma, di Mario Merzo, un altro grande artista di questo, se ne trovano in vari musei. Questo è un igloo, ne ha realizzati tanti. In sostanza lui lavora sui fondamenti della vita. Lui ha studiato l'antropologia e quindi ha conosciuto un po' la cultura delle varie civiltà, sia del passato e anche del presente, civiltà e culture poco conosciute. E quindi rappresenta stili di vita di culture diverse. Sono creati con materiali diversi, dicevamo arte povera, tubi di metallo, tubi a neon, rete metallica, pietra, legno, fascine, vetro. Ne trovate opere di lui in qualsiasi galleria di arte moderna italiana e nella maggioranza delle gallerie d'arte moderna contemporanea del mondo. Bene, adesso andiamo all'arte della terra che si chiama Land Art. Guardate che cose strane. In sostanza, cos'è? Qual è l'oggetto di ricerca della Land Art? È la natura. Sono interventi sulla natura, modificazioni significative dell'ambiente su scala monumentale. Anche questa tendenza è legata al rifiuto della mercificazione dell'arte, perché gli interventi sul territorio non possono diventare merce, sono là, rimangono là, sono invendibili. Ok? Poi dopo loro, e voi dite, e cosa ci guadagnavano loro? Vabbè, questa era una protesta, una presa di posizione contro, però cosa realizzavano, co cosa ci guadagnavano, perché era tutta a spese loro. In sostanza, le fotografie, le fasi di lavoro, fotografate in vari periodi dell'anno, nei vari anni, come queste opere venivano riassorbite dalla natura, perché il lago è salato, sale, scende, eccetera. Quindi l'opera si modifica, si altera, cambia di colore, eccetera, eccetera. Dicevi, scusa. Questa perché tutto ciò che si può ricavare dai filmati, eccetera, dall'opera, viene venduto e viene quotato, quindi
Bene, e questa si chiama Spira Chieti. E andiamo ad un'altra opera. Mi sembra molto strano, ma e questa è un'opera artistica? Sì, sono spaccature, proprio scavi giganteschi nei fianchi di una montagna, in questo caso. È una trincea lunga mezzo chilometro e profonda 15 metri, ricavata sul fianco di una montagna nel deserto del Nevada. È un'opera molto significativa della Land Art. Anche questa, dello stesso artista, scusate, sì, è lo stesso artista. Questa è molto recente, gliel'ha commissionato il museo di Los Angeles, un nuovo museo di arte moderna, ed è posizionata nella pianta antistante della galleria. È costituita da una trincea in cemento lunga 140 metri che sostiene un enorme masso di granito del peso di oltre 300 tonnellate. Ci sono voluti giorni e giorni per trasportarlo e automezzi modificati apposta per trasportare un masso così enorme. In sostanza, vedete, c'è una galleria sotto, una trincea, e sopra è stato posizionato, e sulla destra c'è il museo. È un grande richiamo turistico, questo anche per Los Angeles. Un altro artista della Land Art invece realizzava opere con sassi che trovava in giro durante le sue passeggiate solitarie in giro per la natura, e poi li componeva in forme geometriche essenziali nei musei. Questo Richard Long, il nostro museo del Mart ne ha uno di questi, e ogni tanto l'ha tirato fuori quando espone opere di arte contemporanea. Bene, andiamo ad un altro artista molto conosciuto e molto discusso, Cristo, sto povero Cristo, povero un tanto, insomma, che è ricco di idee, anche ricco alla fine, per il motivo che diceva il direttore della nostra associazione, Tugnoli, il professor Tugnoli. E dunque, vedete, lui impacchettava i palazzi, impacchettava i monumenti, impacchettava montagne, isole, eccetera, eccetera. Insomma, sembra una cosa molto strampalata, però è uno dei più famosi artisti della Land Art. Questo è lui è il marito, di solito è conosciuto Cristo, però bisogna dire che lavora insieme alla moglie, che si chiama Anne-Claude, no? Jean-Claude e Cristo impacchettarono il Reichstag in un tessuto argentato. È un'immagine da sogno o un fantasma? È un gioco, uno scherzo, una presa in giro? Boh. Probabilmente era il sogno realizzato di una Germania riunificata. Ricoprì di fogli sintetici anche statue, ponti e altri famosi palazzi. Siamo qua subito dopo la riunificazione delle Germanie. Dicevi? Forse voleva semplicemente nascondere le opere d'arte, nascondere perché bisogna mettere al bando l'arte tradizionale, quindi nascondendo gli edifici e Oppure valorizzarli di più, perché cioè un tedesco che passa lì ogni mattina non lo guarda più nemmeno, invece tutto qua è coperto, poi dopo lo guarda e poi lo riguarda di nuovo con più interesse quando viene di installazioni temporanee. sì, non sempre, sì, no, sono tutte temporanee. Andiamo avanti, un intervento invece qua da noi in Italia l'ha fatto qualche anno fa.
è chiamato le banchine fluttuanti, il floating piers, nel lago di Seo. Ha fatto abbastanza scalpore in Italia ed è stata visitata da migliaia e migliaia di persone. Tanti amici miei da Trento ci sono andati, io non ho avuto tempo, anche se avevo intenzione. È l'installazione temporanea nel lago di Seo che ha richiamato 1.200.000 persone in 2 settimane, vedi, temporanea. Tutti a spese dell'autore, ma poi lui vende le fotografie, le cose, le riprese, eccetera, eccetera. I due artisti impacchettano anche oggetti, rendendone il contenuto allo stesso tempo misterioso e valorizzato. Intervennero anche in isole, coprirono anche un lungo torrente di teloni, eccetera, eccetera. Ecco, noi di Trento, comunque, noi di Borgo, Trento Borgo, possiamo vantare che abbiamo una delle sedi più importanti europee di Land Art, che è Artesella. Dunque, io sono andato diverse volte, mi intriga molto, mi piace tantissimo, però non posso parlarvene stasera. Eventualmente. Professor Tugnoli, volevo dire, se ne può parlare, posso fare una presentazione e, se è possibile, fare una escursioncina là di una giornata, cioè andare a pranzare là, eccetera. Se ne può, si può programmare, pensaci tu. Va bene. E così valorizziamo qualcosa che, insomma, è molto importante per noi. Benissimo, andiamo, siamo verso la conclusione. Cerco di fare velocemente. E anni 70, di questi altri movimenti artistici, io parlo solo della body art, del minimalismo. Della body art, ho avuto modo di parlarne quando ho ottenuto la relazione relativa all'arte femminile. Comunque, cos'è la body art? Gli artisti usano il loro corpo come unico strumento di espressione. Il loro corpo non è vendibile, quindi vedete, anche questa fa parte dell'arte concettuale e anche di questa posizione di critica alla mercificazione dell'arte. Bene, molti artisti si facevano fotografie, si facevano fare fotografie assumendo pose e atteggiamenti significativi al fine di esprimere forti sentimenti. E al Marte ci sono fotografie di persone che si tagliano, sanguinanti, eccetera, eccetera, no? E altri usarono il loro corpo per realizzare azioni artistiche come questa, o performance, davanti a un pubblico che non era considerato uno spettatore passivo. Attenzione, ma parte integrante dell'opera stessa e che spesso veniva coinvolto. La maggioranza di queste performance erano condotte da donne. Gina Pane, che è questa che vedete, fu una delle prime artiste a mostrare un grande interesse per il corpo e la sua fisicità, fino al limite della sofferenza che impone al suo stesso corpo. Vedete? Azione sentimentale del 73. Nel 2012 il Mate di Rovereto le dedicò un'importante mostra. In questa performance l'artista è vestita di bianco e porta un bouquet di rose rosse, dalle quali si stacca tutte le spine conficcate, che si era conficcate poi, no, scusate, le conficca nel braccio. Successivamente le toglie lasciando colare il rivolo di sangue. Le rose rosse del bouquet si trasformano in colore bianco. A questo punto l'artista si inchina il palmo della mano e con una lametta cosa fa? Si fa un taglio sanguinante. Ecco. Qui si coglie bene la dimensione del martirio. La Gina Pane si rivolge per lo più alle donne. Erano gli anni 70,
Adesso, qual è il senso? Sono gli anni della formazione del femminismo. Guardate un po' con che messaggio così un po' scabroso e un po' toccante dal punto di vista della sensazione ha ideato per lanciare questo messaggio riguardo al problema della sottomissione della donna, eccetera, eccetera. Bene, sto proprio per finire, soltanto 4 minuti. Anche Yoko Ono, la donna, la compagna di John Lennon, fa parte di questo movimento artistico. Ecco, e ideò una performance nel 65, ideò una performance sempre di body art. In sostanza si metteva su un palcoscenico di un teatro, diciamo, su una pedana di un grande ambiente, di una piazza, eccetera, si sedeva vestita, si inginocchiava vestita e invitava il pubblico a tagliare con una forbice messa a disposizione a tagliare tutto quello che voleva dei suoi vestiti. Strano, boh, masochista, non so che dirvi, però anche questo è una forte provocazione per dimostrare come il corpo della donna viene socialmente percepito. Le donne quando ci si mettono sanno ben trovare i mezzi per scioccare gli uomini. Bene, un'altra, e quella è l'ultima che vi presento, anche questa è molto provocatoria, è Marina Abramovic, faceva delle performance utilizzando varie cose, no? Sono piccole azioni sceniche, azioni artistiche, nuda con uno scheletro ovviamente di plastica e insomma faceva delle piccole azioni, si girava, si rigirava con questo scheletro, lo muoveva, eccetera, eccetera. Oppure anche questo, abbastanza provocatorio, è un pitone ovviamente addomesticato, insomma, e anche questa è una foto di una performance che lei ha realizzato, ma quella che diciamo l'ha portato alla maggiore notorietà è una opera di qualche cioè del 97, diciamo, in cui ha vinto, pensate, il primo premio alla Biennale di Venezia. In sostanza, lei è bosniaca e per come dire trattare un tema molto sentito dagli stati della ex Jugoslavia, la Gwesna in Bosnia, no? E la sofferenza che hanno subito, le stragi che ci sono state fatte, l'assedio a Srebrenica, eccetera, eccetera. No, Srebrenica, non mi ricordo. Come Srebrenica, esattamente. Ecco, lei ideò questa performance. E, dunque, l'artista si chiama Barocco dei Balcani. L'artista si trova impegnata nel lavaggio di 1500 ossa di bue insanguinate come un rito di simbolica purificazione e purificazione. È una riflessione su un momento storico difficile dell'ex Jugoslavia, che era stata la guerra dei Balcani. Scioccati, scandalizzati, sono senz'altro più difficili da capire e apprezzare le opere dell'arte tradizionale, vero? Però questa è l'arte moderna e contemporanea. Spero che con questi piccoli passi come dire, abbiate preso consapevolezza che anche se non condividete, non vi piacciono, sono scioccati, eccetera, tutte hanno un senso e anche un valore. Grazie per l'ascolto. La prossima settimana tratteremo
tratterò, queste sono opere poco significative, tratterò degli anni 80 e 90. Buonasera a tutti. Bene, grazie al professor Umberto e San Carlo. Naturalmente non abbiamo il tempo adesso per approfondire, per riflettere sugli studi che ci ha dato, una presentazione davvero molto ricca, molto interessante. Il tema della dissertazione sarebbe. Meriterebbe un approfondimento, una discussione, anche perché c'è un comune denominatore in tutti i movimenti artistici, le avanguardie dell'Europa, degli Stati Uniti, eccetera. Ecco, ma credo che sia preferibile spostare al prossimo incontro Eventuali un'eventuale domande, sì. domanda e Esatto, discussione, allora, anche su quelle esattamente. Il cose che prossimo sono. incontro vi prometto che sarò più breve, ma vedete, c'era tantissimo, insomma, Certo, no, era sono stati gli interessante. anni più pieni Sì. Ecco. di nuove tendenze, insomma, è molto significative. Bene, grazie, buona serata a tutti e ringraziamo ovviamente il professor San Carlo e ci vediamo martedì 12 dicembre alla stessa ora.